Ciao a tutti da Coridan E ciao a tutti da Lion. e tanta Tanta guagna guagna per per tutti. tutti. Allora, ragazzi, siamo su DayZ, la versione standalone. Al momento ci troviamo sulla torre dell'orologio. Sembra un po' di rivedere la scena di Ritorno al Futuro. Eccolo qui davanti a me. Siamo sulla torre dell'orologio poco prima che venga colpita dal fulmine. Tanto per rimanere in ambito nerd, siamo nella città di Electro. Siamo a Cerno, Come? rincoglionito. Come? Cioè, non siamo Electro. No, siamo a Cerno. E sono tutte uguali. Oh, l'hanno fatte con lo stampo queste città, l'hanno Sì, fatte. andiamo, va, andiamo, già hai fatto la prima. Ho fatto la Andiamo, prima. Avevo fatto anche una andiamo. bella intro, bella nerd e Sì, tutto, Ritorno al infatti, Futuro e appunto. poi dopo. Allora, qua scendiamo con attenzione, però non sia mai che cadiamo e roviniamo tutto, eh. Infatti, perché cadere ora, insomma, sarebbe un po'. Guardate, una delle prime figate di questo gioco, vabbè, una di quelle che appunto vi descriveremo ora andando avanti nel gameplay, possiamo scendere attaccati a un tubo. Guardate, bello, tipo Delta, forza, no? Pian pianino, mi raccomando. Piano piano. Ok, ah, vuoi parlare un po' del gioco o diamo per scontato che conoscano già un po' di che cosa si tratta? No, più che altro diciamo magari ecco quali sono le differenze rispetto da questo alla mod e insomma tutti i problemi che ha il gioco al momento, ma anche i lati positivi. Bene, tra i lati positivi rispetto alla mod, io direi che c'è proprio un'atmosfera molto più apocalittica. Guarda un po' questo hotel che abbiamo davanti, tutto Esatto, sì. distrutto. Guardate, vi faccio una carrellata qui. Aspetta, c'è uno zombie. Sì, aspetta, ci penso io. Vai. Soluziono io. Aiuto. Aspetta, Aiuto. non l'ho preso. Fermo. Ma che mi fermo? Se fermo muoio. Ok, l'ho Oh, preso. bravissimo. E come dicevo appunto, l'ambientazione è molto più apocalittica rispetto a chi di voi, la maggior parte di voi a cui piacciono i giochi survival avrà fatto la mod di Arma 2 e vedete comunque hanno ricreato questi palazzi addirittura distrutti con un aereo che ci si è schiantato dentro. L'ambientazione proprio risulta. Oh, un'altra zombie. Aspetta, ammazziamole in corpo a corpo, sennò. Sì, oddio, ti sei lanciata proprio. L'ho vista. Era innamorata. Un'altra cosa che a me piace della standalone è che ancora buggati, sia chiaro, ancora buggati, però i movimenti degli zombie, le animazioni, a me piacciono molto di più perché sono più cioè, classico zombie, come dico sempre io, alla Fulci o alla Romero, ovvero lo zombie che va lento o comunque è claudicante, incespica, proprio alla fine salta per agguantarti, non sono più Sì, gli sì. zombie come prima che correvano a zigzag, ecco, quelli li hanno corretti e tolti. Invece una cosa che non ci piace è che in molti edifici che in teoria dovrebbero contenere l'ira di Dio non si trova un cazzo. Ad Niente. esempio, questo hotel in teoria dovrebbe avere dei bagagli, dei vestiti, del cibo anche, invece non c'è proprio un emerito cazzo. Niente, Niente di veramente, veramente niente. niente. Anche Quindi perché. probabilmente questo sistema va rifatto, il sistema Sì, del loot. da quello che so io e che ho letto poi, prendiamo tutto con le pinze. Giocando sui server ufficiali, il loot è centralizzato. Quindi, comunque, il loot è un loot, diciamo, unico. Non tanto, non c'è molto loot ancora a girare ed è centralizzato, quindi ne possono usufruire tutti quanti i giocatori di tutti quanti i server ufficiali. Quindi è proprio difficile. Poi vabbè, nel senso, la costa, come sempre, è un po' la zona di partenza, la zona di guerra. Se vi spostate già verso l'entroterra, ad esempio l'aeroporto di Balota, no, ma l'aeroporto quello di Kamenka, l'aeroporto quello a nord, trovate decisamente più loot. Addirittura avevo trovato un M4 con 7-8 caricatori, quindi voglio dire, il loot si trova. Mancano ancora tanti oggetti, ovvero si trovano le cartucce per il fucile a pompa, ma non c'è ancora il fucile a pompa. Cose bellissime. Zombo. Due zombie. L'hai Attenzione, attenzione. L'ho schivato? No, schivata? forse Sì, no. mi ha messo pure. Dite che vuoi Vieni, fare? Kamikaze, si fa mangiare. vieni, qua c'è la No. stazione dei pompieri che è Un classicamente altro uno degli zombie. edifici ricchi. Siamo inseguiti? Sì. Sì, di solito proprio se si trova qualcosina si trova alla Fire Station, classico, ma anche qui di solito non ci ho trovato niente, a parte strage di giocatori alla ricerca di una banana, manco c'era quella. C'era Vieni, proprio vieni. niente. Siamo in se Dove sei? Ah, tu sei lì. Ammazzali tutti, c'è il mitra. Ce Ho capito, c'ho il mitra. Oh, n'è un altro, un signorina! altro. E lei è molto invadente. Ah! Vai, ok, Ok. benissimo. Diamo un po'. Oh, Un medikit pugnalino! hai Un pu trovato. sì, E è qua un che c'è? Aspetta. Qua pugnale. c'è un pantalone. Ti sei cacato addosso? C'è tutto il pantalone pronto. Altro No, c'è anche una pistola, però è senza caricatore. zombie, madama, quante ce Che cazzo. n'è? E altra cosa, ragazzi, positiva del gioco che a noi piace è comunque il lato un pochino crafting, ovvero hanno inserito tante piccole cose che sono cavolate, però comunque che contribuiscono al lato survival del gioco. Se ad esempio trovate una scatoletta in gioco
che ha la linguetta, la potete aprire, ma una scatoletta di cibo confezionata come classici fagioli di un tempo della mod non potete aprirla, ovvero vi servirà comunque o un apriscatolette o un'accetta per aprirli. Vediamo. Guarda, qua nel sottoscala c'è una bussola. Pure per, c'è una bussola? Ce l'ho già, sì, c'è una bussola. Ah, sì, sì, no, no, la bussola, la bussola l'ho presa. Ci sono anche degli occhiali da sole, se li vuoi. Occhiali da sole, ce l'ho? Io ce li... sono importanti nella mod. Molto importanti. Madonna, è interessante. Poi avevano detto informazioni tipo la maschera antigas che a lui serve per non essere infettati, ma vabbè, per ora penso non serva... No, non so. Serva a poco. Altre cose, se fate una trasfusione di sangue a un vostro amico, allora lui si è provato, non è successo niente, però mi continuano a sommergere di commenti e video dicendomi che tante persone hanno sbagliato il gruppo sanguigno e la persona che subiva la trasfusione è morta. Quindi, a me sembra strana sta cosa. Boh, tanti me lo stanno dicendo in tanti. Oh, quindi boh, no. Diamola per mezza buona. Diamola per mezza buona. E andiamo un po' al supermercato, vieni. Altre cose, vabbè, certo bisogna bere, bisogna mangiare nel classico stile di DC. Vedete, l'indicatore non è più a destra come prima, ma è nell'HUD, nella schermata di gioco dell'inventario. Per il resto il gioco al momento, per quello che ci sentiamo di dire, senza secondo me fare una brutta pubblicità al gioco, è che la grafica mostruosa. Cioè la grafica veramente ha fatto il passo avanti rispetto alla mod mostruosa. Il gameplay molto più fluido e carino rispetto a DC quell'altro. Forse un pochino più primitivo, però secondo me... migliore rispetto a quello della mod. Al momento ci sono pochi zombie, come avete visto, non ci sono veicoli, c'è pochissimo loot, quindi già girare la mappa è veramente un casino. Ne vale la pena di comprare il gioco secondo te, Lion? Avrei preferito che costasse un po' meno, in quel caso avrei detto sicuramente sì. Al prezzo che ha adesso comunque dico di sì, però bisogna essere appassionati del genere. Esatto, vedete poi i bellissimi bug, tipo lui è scomparso, sta... vedo solamente la tua testa uscire dal pavimento. Sei no, sottoterra. Io non ti vedo per niente. Dove cazzo sei? Sì, se, boh, prova a fare il salto con la V. Vediamo se esce qualcosa. Ah, eccoti, sì. Sì. Oppala. Sei sotto pure tu. Sì, uno dei tanti bug vabbè. Di questo gioco. Questo è il minimo però, Sì, ah, sì, va bene, nel senso. Un kiwi, vuoi un kiwi? Ma è marcio, muoio. Se vuoi te lo do io da mangiare, te lo spam. E cosa c'è qui sopra? Vuoi la luce da attaccarti alla testa? No, grazie. Quella di notte è utilissima, almeno c'ha le mani libere. Funziona? Sì, sì, che funziona. Se c'è telepile funziona. Non ho mai avuto il piacere di provarla. Sì, almeno c'è le... Eccolo. Vedete, ad esempio, ho trovato una bomboletta a gas prima e ora ho trovato anche il fornellino, quindi... Possiamo cucinare tipo... Che ne so, io ho il riso. Possiamo cucinare il riso? Possiamo iniziare. Dovremmo poter cucinare. Ma dovremmo avere una pentola, però. Dovremmo avere qualcosa. Ok, perché? Ho unito la bomboletta al fornellino e ora... Prova tipo a piazzarla, a accendere. No, però lo provo. Aspetta, proviamo un po'. Vediamo se la. Allora. Prova anche ad uscire dal supermercato perché è brutto vederti per terra. Sì, vediamo qui. Proviamo okay, a vedere sì, se qua, qui l'accende. Okay. Andiamo per strada, boh. Queste sono quelle piccole cose che vi si diceva che hanno introdotto appunto nel crafting. Vediamo un po' se. Ma forse la devo mettere proprio in terra, però, Sì, ce l'hai proprio in mano. Metti un po'. Aspetta, allora. Togliamola di mano e mettiamola in terra. L'ho messa la bomboletta? No. Allora. No, però forse ci vuole un po' a caricare che l'abbia che tu l'abbia piazzata. Ok, ora l'ho messa. Vediamo un po'. Vediamo se ce la fa usare avvicinandoci. Se appare qualche opzione. Sì, qui. Accendi. Vedi c'è turn on. Vai. Accendila un po' che non mi funziona la rotella del mouse a me. Che è successo? È scomparsa? No, ma hai preso la bomba? No, ma... E me la sono caricata. Aspetta. Allora, rimetto, rimessa. Ok, gira la rotella sopra. E non me lo dà l'accensione. No? Ah, forse lo accendo io che l'ho messo. Vediamo un po'. Madonna. Se vado acceso, guarda, è acceso. Guarda che figata. Bello. E ora mi ci scaldo le nautiche. Boh. Aspetta, forse ho un'idea. Magari se io ci metto il riso dentro. Ma dove lo metti? Sul fuoco? Cioè, non c'è. Ci vorrebbe una padellina, qualcosa. L'acqua? Cioè, nemmeno. Perché le padelle in gioco io le ho trovate andando a giro. Ah, allora sì, allora ci vuole quella. Però avete visto, figata, comunque si può mettere per terra. Senti, secondo te se ci spariamo sopra esplode? Prova, aspetta, però fammi allontanare. Perché io ho un ultimo colpo. No, ah, non esplode, peccato no. Però. Peccato, dovrebbe essere, a regola dovrebbe esplodere, no? Se... Allora, fammela spingere che se la metto nello zaino accesa magari muoio. Turn off. Lo va in fiamme. Fai bello, dillo vino.
Vai, messa a posto. Vabbè, questa è un'altra delle figate nel gioco. O addirittura, zombie. Addirittura Muori. potete fare un'altra cosa. La lampada, quella a gas, potete portarla in mano o appoggiarla per terra per illuminare tutta la stanza. Insomma, come avete visto, questo gioco le potenzialità ce l'ha. Manca ancora tanta roba. Comunque, già per quello che offre ora, al momento si vede che è un gioco che ambisce a tanto. Ambisce ad andare veramente al passo successivo del survival, oltre la mod. Se comprarla adesso, come ha detto lui giustamente, magari costasse un po' meno. Io, come dico sempre nei miei video, comprarla adesso oppure no, secondo me. Senti, questo è qui che uscita la porta. Ma sì. Secondo me è nì, ovvero comprarla adesso, prima volta che comprate DayZ, magari guardate a qualcos'altro, aspettate qualche patch. Siete fan accaniti come me di DayZ e come penso anche lui della mod? Sì, secondo me vale la pena di comprarla al momento. Poi si vede che l'impegno messo per creare un bel gioco survival è tanto, uscito forse un po' troppo in sordina, così da un giorno all'altro, senza preavviso e un po' vuoto di contenuti, però secondo me ne può valere la pena. Che ne dici? Sono d'accordo, sì, sono d'accordo. Boh, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Qui da Coridan e Lion è tutto. E niente, tanta guagna per tutti. Sì, come ha detto lui. Ciao ciao.